Mister, quel gol all'inizio ha cambiato un po' i piani della partita come l'avevi immaginata. Sì, è un peccato perché comunque gli si è messa e si è incanalata proprio perfettamente per quelle che poi sono le caratteristiche del Milan, che abbiamo visto in crescita già nella partita con la Lazio, nella partita di Firenze. Oggi questo gol al quarto minuto, loro hanno potuto difendersi bene, compatti, ripartivano con grande velocità e tecnica con i loro giocatori offensivi. Abbiamo provato, secondo me stavamo anche facendo una buona partita, in quel momento abbiamo preso il secondo gol e lì è diventato tutto molto più complicato per noi. Il gol di Kaká, diciamo che poi ha chiuso un po' la partita. Uno scoglio troppo alto il Milan per le squadre, tra virgolette, della parte bassa della classifica in questo momento. Ma il rammarico è aver trovato il Milan in crescita, magari qualche settimana fa sarebbe stato diverso. Purtroppo averlo trovato dopo solo 3 giorni, in una partita che per noi è stata troppo importante col Bologna, dove i ragazzi hanno speso molto dal punto di vista mentale e fisico. E oggi affrontavamo una squadra che ha giocatori capaci strutturalmente, fisicamente e mentalmente a giocare in 3 giorni, e per noi 3 partite in una settimana sono tante. E tra l'altro in più si è messo questo gol al quarto minuto, che anche dal punto di vista tattico sicuramente ha reso la partita sui binari che il Milan preferiva. Che cosa è piaciuto di più e che cosa magari è piaciuto di meno del Chievo di questa sera? Ma il fatto di aver preso gol, diciamo che condiziona un po' tutto, però mi è piaciuta la voglia di provare a giocare la palla, perché se andiamo a vedere probabilmente anche dal punto di vista del possesso palla abbiamo sviluppato bene, cercando di cambiare gioco, cercando di andare a sviluppare quelle che erano le nostre giocate. Sicuramente nel contrattacco loro sono stati molto bravi, perché creavano tanti pericoli. Quello che mi dispiace in assoluto è quella di non aver potuto affrontare questa grande squadra con una settimana, perché secondo me dal punto di vista atletico e mentale contro questa squadra devi essere al top, e noi stasera, per quello che vi ho detto prima, non potevamo esserlo, e mancavano anche tanti centrocampisti, da Rigoni, Guana, a Calello che stava recuperando. Ecco perché la scelta anche di un sistema tattico diverso, perché avevo solo 4 centrocampisti a disposizione, e dunque giocarli tutti all'inizio gara, tra l'altro con un carico di 90 minuti fatto mercoledì, sarebbe stato difficile da reggere. E peccato che poi tutto il sistema tattico si è complicato visto questo gol iniziale del Milan. In campo abbiamo avuto la sorpresa, tra virgolette, di Bernardini, una scelta probabilmente dettata anche dalla rotazione degli elementi. Quello è perché comunque sia Bernardini che Frey con Dainelli centrale, Drammé e Sardo larghi, mi davano velocità su questi contrattacchi molto rapidi da parte loro. Così avevo comunque un giocatore in più alle spalle di Bentivoglio, che ha giocato centrale oggi per avere poi qualità nel palleggio e nell'uscita. E secondo me questa poi situazione l'abbiamo anche sviluppata bene, ma era molto complicata proprio per come si è messa inizialmente la gara. Pasqua è ancora lontana, ma questa sarà una settimana di passione, e sa che cosa voglio dire. Assolutamente, ci prepareremo al massimo delle nostre possibilità, abbiamo una settimana per preparare un derby che sappiamo che è importante a prescindere, per noi lo è ancora di più perché abbiamo ancora tanti punti da fare per arrivare al nostro obiettivo.